Non ho ancora provato se va in onda. Fatti vedere se siamo in diretta. Si prova. Prova. 1, 2, 3. Sono le 11 in punto. Iniziamo, vediamo un po'. Siamo live. Controlliamo se siamo dal vivo. Oggi i due scalmanati della banda non ci sono. Ah, finalmente faccio un programma disco show da solo, senza problemi. Ah, finalmente. Non ho, come dire, come si chiama? Non ho fastidiosi, ecco. Vediamo un po' se sente l'audio. L'audio. Ci siamo, perfetto. L'audio c'è, fammi vedere un po' di dischi. Mettiamo un po' di musica. Ballo del pinguino, let's kiss. Oggi anni 60. Ok. Musica pronta. Sono le... Ah, passate le 11. Allora, noi siamo pronti. Ah, prima voglio ricordarvi che Vittorio Cassinisi presenta Radio Show, facciamo in modo che vedano tutti, in collaborazione con Bacio Nero, Trani, Via delle Crociate, Delta Informatica di Nico De Lucia, Trani in Via Istria, il mio fioraio Tommaso Giannico che è diventato papà, splendida bambina, con ovviamente auguri a lui e ovviamente auguri anche alla mamma e al nonno e a tutta la famiglia Giannico del mio fioraio, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione. E poi Mondo Casa Immobiliare, eccolo qua. Pino Balducci in Piazza della Repubblica a Trani. Questi sono i nostri collaboratori. In più si è aggiunto il mio caro amico Domenico Mimmo Ferreri, che è il caro amico della cooperativa Lusmile, una società, un'agenzia di servizi. Mentre io, come dire, aspetto che arrivino Franco l'Americano e Raffaele il Barone, sta qui. Lancia un buongiorno. Buongiorno a tutti! Si è sentito, quindi l'avete sentito, c'è il Barone. Allora, qui il Catta Show si articola in questa maniera: quando si canta c'è il Catta Show, quando c'è il disco c'è il disco show, quando c'è il radio show parte il radio show. Abbiamo finito la tranquillità. Chi è? Io! Buongiorno, eccoti. Come stai? Buongiorno, bene. Stai bene? Sì. Ti pippante. Sei... Madonna, che è uscito fuori. Pippante. È arrivato. Come si dice? Il sale tabacchi in faccia mi è arrivato. Va bene. Di. Franco l'Americano. Potevamo rimanere senza anche del nostro. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Con pigiama è venuto. Scusa. Si mette a favore di camera. No, si mette a favore di camera. Mettiti dietro. Stai qua. È pericoloso. No, paura. Che è successo, Raffaele? Pagherò via. Caro Raffaele, stamattina che cosa hai fatto? Hai preso il telefono e mi hai chiamato. E beh, allora, quando mi hai chiamato, dice Bino Sbocca, sì. Che potevo fare? Che potevi venire? E ti trovavi in pigiama. Bravo, allora sei venuto in pigiama. Come sta? Sto bene. E così dormi tu? Sì, con pigiama. È venuto già. Sì, come sta? Sto mettendo i dischi perché oggi abbiamo un tema importante. Oggi qual è il tema? Anni tema... 60-61. No, 60-60. 60-60. Sul box, andiamo. Sì. Anni 60-60 allora. Hai preparato 60, tutto qua? Slow, 60. Che non facciamo tutte le canzoni invernali? La tramontana, scende la pioggia, sta là. Cade la neve. Sta là. Ci ha portato un sacco di dischi. Sì, vabbè, allora, faccia lei. Come si dice, con il tema anni 60 oggi. Sì. Abbiamo scalette. Abbiamo tutta la scaletta. Vabbè, allora, la scaletta ce l'abbiamo, vero? Sì, sta là. Ok, la scaletta. Avete capito? Oggi. Ehi, Vittorio, per piacere, due brani. Qual è? Una spina e una rosa. E poi? L'altra, lei. Una spina e una rosa. Fammi invitare un po' di amici a guardare questa nostra diretta. Facciamo un po' un invito a un po' di persone, dai, così magari se qualcuno si collega, sa che sta guardando la diretta,
Anche a te, Raffaele, a Rosa, ecco, Marco, Franco, sì. Panzitta. Sì. Oggi un midley, sì, anni 60, dedicato a Nico Doppio Zero. Nico Doppio Zero. A Ninni, un po' di musica anni 60, a Giuseppe, a Nico, a Raffaele, lo invitiamo. Aspetta, fammi fare... Raffaele, sì. Fammi mettere qua, sì, è già invitato. Stai invitato? Già l'abbiamo invitato, l'abbiamo invitato. Ok, ok. No. Poi chi altro dobbiamo invitare? Vediamo. Chi altro possiamo invitare? Casa tua, se mangi io uscito. No, mia cugina da Milano, sì, Vanessa, Pinuccio, chi altro possiamo invitare? Sì. Maria Grazia, Michele, insomma... Sì. E un po' di inviti dobbiamo fare. Sì, ho capito. A proposito, oggi non giorno da nessuna parte ad andare a mangiare. Dove devi andare? Sopacchest. Dove vieni a casa? Okay. Sì. Nico, oggi c'è mangi. Titti, prepara per il nostro Frank l'americano. Sì, io porto il caffè. Sì. Va bene? Sì, un caffè. E un rest. Che caffè prendiamo? Caffè? De caffè. Caffè? Lascia stare. No, caffè? Caffè svevo. Svevo, da stare. Da sé? Dai, al primo piano. E nessuno, una persona che aveva una bicchiera, va bene, dai. Ma è tutta gente che c'ha il braccino corto. Vabbè, comunque, fatemi fare un invito, sì, anche alle persone che non hanno, come dire, collegamenti con noi. Ci sono, prima di cantare, vogliamo, sì, fare gli auguri a quelle persone? Assolutamente sì, caro. Vogliamo fare gli auguri? Sì. Vogliamo fare gli auguri a quelle persone? Sì, sì, sì. Chi, sì, festeggia il compleanno? Chi è? Beh, chi festeggia il compleanno sono tante, no? E chi è che festeggia il compleanno oggi? Chi è? Chi è? E chi è? Sentiamo. Sì, sì. Chi è che festeggia il compleanno? Tu che sei... Oggi abbiamo 13 di gennaio. Oh, e 13 poi? Gennaio 2000. 2019. Perfetto. E poi dopo 19. La chiesa ricorda l'onomastico. Che onomastico ricorda? Santi? Ilaria. Sant'Ilario. Da Potenza. Da Poitiers. Poitiers. Francese. Poitiers. Però poi c'è anche San Mungo. Mungo. Come Baming. Da Glasgow. Baming. Gli auguri di buon compleanno, fatemi fare gli auguri a Lucia Pedone, Clara Botta, Daniela Garano, Angela Di Meoprisci, Laura Di Lernia, sì, Fabio Pasculli. Poi ieri è stato il compleanno del mio caro amico, ahimè, un angelo caduto dal cielo e ormai è andato. Nando Borrelli. Un saluto a un mio caro amico che ho perso un annetto e mezzo fa, e poi Antonia Vitale, sì, a Maria Cristina Rana, tanti auguri, sì, a Corrado Palmieri, Luigi De Santis, Mirko Nunzolese, Sandro Piccinini, Gerardo Magno, quanti anni? 52, è piccolino, è bambino ancora, finché per avere 80 anni, a questi nostri amici tanti auguri di buon compleanno, auguri, oh, e attenzione, a dove? No. Si va a soffiare, no, il naso proprio davanti alla telecamera, si sente, no, da quel, quel muco fetente, ma che c'ha in quel corpo, mamma mia. Senti, allora dobbiamo cantare. Cantiamo. Anni 60, oggi il tema è anni 60, però prima vediamo chi si sta collegando. C'è Filomena, buongiorno a tutti. Filomena, buongiorno. Di Filomena, vuoi dire qualcosa? Sta guardando. Ciao Filomena, buongiorno. Vedi che ti devo dedicare un bellissimo brano. E di che hai smesso di fumare? Ho smesso di fumare. A chi è che? Andiamo. Batti, E non è vero, non è vero. Filomena sta dicendo una grande bugia. Assolutamente. Fight the mark. Ma no, c'è un pacchetto. Sì, prendi il pacchetto e dagli al mio padre. C'è la caramella. La caramella. Vediamo. L'ha comprato mia sorella. Vediamo. Sì. La pillola, il Viagra. Il Viagra. Ma che cavolo mi faccio? Cioè, ma che figura mi fai fare? Quello serve per dare un pipacchio. Ha solo paura questo ragazzo. Va bene. Cantiamo. All'inizio che cantiamo? Anni 60. Se mi vuoi lasciare. Noi facciamo. Chi la cantava? Canta Michele. Michele. E questo è un brano degli anni 60. Sì, ma se mi vuoi lasciare, se mi vuoi lasciare. No, fai un accenno. Se mi vuoi lasciare, bimboli bomba. No, bimboli bomba. Balabim bambò. Balabim bambò. La caramella, tio. Sì, me l'ho messo in bambò. E come dai a fare balabim bambò? Ma è così, no? No, dai, c'è.
È così. Vabbè. Senti, se mi vuoi lasciare, balla più bambù. Se mi vuoi lasciare. Senti, Raffaele, tu stai troppo fuori, sì, diciamo, vieni puntata. Qua. Devi vieni stare qua. Qui, questo vieni è il tuo qua. Spazio. Qua. Non puoi andare oltre, allora, va bene? Senta, donna, tu fai balla più bambù, sentiamo come profumo. Balla più bambù. Che profumo, eh? Che profumo. Sì, senti, ma questa canzone di Michele, questa canzone di Michele, come ti è venuta? Mi ricordo che venne a Trani, al Cinema Impero, con Giannetto. Ah, Giannetto lo conosci? Sì. Gianni Rociale, salutiamo oggi Gianni Rociale, che è di Trani, tra l'altro. Assolutamente. Gianni, sì. Ciao. Se ci stai guardando, magari poi ti linkeremo questa nostra e mi pare diretta. Che hanno fatto un film. Bene. Con Isabella Iannetti, è vero? Isabella Iannetti, oggi non possiamo non mettere una canzone di Isabella. Ce l'ho. Magari corriamo. Corriamo, perché passa. Sì, sì, ah, sì, ce la cantiamo. Dai. Isabella, oggi il tema è anni 60, dai. Quindi tu che sei la regina indiscussa di quel sì. periodo, ma soprattutto anche la nostra regina, ti dedichiamo la trasmissione. Dedichiamo a te, dedichiamo al nostro amico Giannetto, che poi negli anni 60 hanno caratterizzato e... come dire, portato in giro il nostro territorio in tutto il mondo. Avanti, yeah. Come si chiama quel film che hanno fatto? Poi lo vediamo. Vabbè, cantiamo? Cantiamo. Sì, attenzione alla caramella. Ancora dovessi per puro caso fare. C'è anche Franco Rocchitelli. Ciao Franco, grazie Franco per il siete grandi. Grandi di età, ciao, questo è sicuro. Guarda, 70 anni in uno, questi qua. 80. 80 e tu? 120. 75, sta sulla buona strada. 50. Abbiamo 155 anni in due. Esatto. Alla fine un sì. secolo e mezzo. Sì. Cantiamo? Sì. Se mi vuoi lasciare. Pronti, attenzione, facciamo così. Dai, proviamo. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Perché tu vuoi fuggire da me? Se mi vuoi lasciare, bimboli bomba, dimmi almeno perché. Così come? E sto parlando. Tu dicevi sempre ma bimbo che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi, bari-babu, dimmi almeno il perché. Perché il tuo amore non era sincero. Bravo, bravo. I tuoi baci non erano veri. Ah. I tuoi occhi mi ha sempre mentito. Mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, bari-babu, tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi ha sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Dimmi almeno il perché. Marco finale, dimmi almeno il perché. Dimmi almeno il perché. Ah,
Si sente un alito un pochettino più floreale, un po' più mentolato, un po' più è un calipto, è un calipto. Senti, c'è la caramella al caffè, così almeno lo assolutamente sì, domani ricorda. Domani. No, non vedi ma cosa caccia questo? Senti, riconosci questa canzone? Sì, vediamo un po'. Allora, noi nel frattempo prepariamo il prossimo disco, che è bellissimo il prossimo. Sì, però noi canta show. No, poi ti faccio dire il titolo, perché questa è una canzone dedicata a quelli che fumano e hanno il fumo negli occhi. Fumo negli occhi. Quindi il fumo in inglese, chi fuma in inglese, come si dice? Smoke. Vabbè, poi non dici smoke. Okay. Occhi in inglese si dice ice. Senti, adesso abbiamo iniziato con questa io ti do la cosa più bella che ho. Quindi, e tu mi dai la cosa più bella che ha. Titolo? Che si dà. Adesso quando un uomo incontra una donna. Bravo. Che si dà. Nicola. Che canzone era? Claudio Villa. Anni '60. Villa, vediamo. Mandir. Sentiamo un po' se riusciamo a trovare il titolo, perché quindi adesso. Va a trovare un amico, è arrivato? Sì. È arrivato? Sì. Ma tu vuoi in bocca? Ma com'è? Senti, il titolo mi metti in difficoltà. Lo so, caro Vittorio, io ti ho... Vediamo se riusciamo a trovare su internet, riusciamo a trovare tutto. Allora, Claudio Villa. Poi attenzione, Claudio Villa, insomma, ha fatto un sacco di canzoni, eh? Sì, ma vediamo un po' che si dà... La cosa più bella che si dà, ecco. Vediamo, la cosa più bella è. Cerchiamo il testo. Dimmi, caro. Vittorio, questo brano sembra. E qua nel brano musicale, Il mio mondo. Questo ha un tempo iniziale che ha qualcosa di allora io. È la cosa più bella. Ciao a tutti. Te ne vai? Sì. Vediamo un po' se riusciamo a trovare la canzone con dovete scusarci perché la preparazione, cioè la scaletta la cosa più bella è che la scaletta non l'abbiamo fatta oggi siamo praticamente anni 60 però, a ruota continua e lui chiede che cambiamo e io dico proviamo questa versione, perché questa è la versione che può essere quella adatta che dici? Sì, vediamo un po'. Io che vivo alla luce del sole, di quello che posso cantare con poche parole, io vi canterò che si dà, quando un uomo incontra una donna. Che si dà. Ogni uomo che ama lo sa. Chi mi dà la cosa più bella che ha? Io gli do
che ho, che mi dà, che mi dà. La 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 cosa più bella che ha. Io dico la cosa più bella che ho. Che si dà, che si dà. Ogni quando uomo che ama lo sa. Non la distanza non fa dimenticare i miei pensieri attraverso nel mare. Possono dire di rabbia d'amore, ma il importante è che quello che si dà, che si dà, che si dà. Quando è l'ora che voglia un desio, desio, che si dà, che si dà. Ogni donna che ama lo sa. Chi mi dà, chi mi dà. La è la cosa più bella che ha. Io gli do la cosa più bella che ho. Chi mi dà la cosa più bella che ha. Io gli do la cosa più bella che ho. Che si dà, che si dà. Quando è l'ora che voglia il desio. Che si dà, che si dà. Ogni donna che ama lo sa. Abbiamo fatto un ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Una prova mai fatta, quindi oggi siamo praticamente, come dire, sprovvisti di prove. Sprovvisti. Però adesso, visto che stiamo... Sì. Che c'è? Sì, 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 sì. Splatter, splatter. Splatter, i platter. Ce l'ho, ce And it's fine again. And love was you. I was with life. Something here inside cannot be denied. Quando caliente il sole, l'ho fermato rigualla. Quando caliente il sole, è meglio di no. No, ce l'ho, ce l'ho. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Diciamo siamo poco ferrati, questo è The Lion Sleep Tonight dei Talkings. Senti Vittorio, fuori cade la neve. Ah, cade la neve. Tom la neige, dicono in Francia. Adamo. No, non c'è su quel sì volume. Ma qui c'è la notte, lei, vous permettez monsieur, affida una lacrima al vento che faremo ascoltare tra un po'. Eh sì, facciamo ascoltare qualcosa di Adamo. Buon mattino, sì, lo possiamo fare anche. No, lei, se lei... facciamo quello che sai fare meglio. Qual è che sai fare meglio, Adamo? La neve. Non so se lo sai fare meglio. Io devo fare la notte. Ma la notte... No, no, io farei la notte perché la sai fare meglio. Da me. Facciamo meno figure oggi, vai. Va bene, possiamo fare un'altra. Allora rimandiamo questa qua. La notte. Non c'è più un altro brano che... Di Adamo? C'è... No, ma anche una spina, una rosa. Per piacere, abbiamo fatto una spina. Abbiamo fatto un Claudio Villa poco fa. Ah, okay. Ma facciamo la spina. Allora metti un altro. Io metterei la canzone originale perché farei meno figure.
Vittorio, per piacere, lei. Lei. Lei di... Adamo. Adamo. Adamo, Adamo. Adamo. Adamo, senti, Adamo. Fammi mettere lei, fammi mettere lei, è la seconda canzone di questo album dei successi. Lei, che fai, questo brano chi l'ha detto? Ah, chi l'ha dedicato? Chi l'ha detto? A una persona, non posso fare più nome. Per le strade deserte. Lo senti, lo senti? Chi spettò? Con la pace dell'anima sei libera, nessuno può fermarla, ha deciso di non amarmi più, furtivamente attraverso la sua ombra. Le parole non è che sono diverse dalla situazione, dalla notte. È questo fa sotto dei brani che piange lui. Piange. Aspetta. No, non piango più. Vediamo la notte. La notte è bello. La notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, i successi di Adamo, la notte, c'è solo vuoto intorno a me. Questo c'ha dell'Isa, Isa. Se tu mi no, Isa, l'autore. Isa. La invano tento di afferrarti. Fai sentire la notte. La notte. Mi fai impazzire. Bene. La notte. Questo angolo degli anni 60 mi sta piacendo. Ma ce ne stanno mai. Ce ne sono tantissimi. No, io come dico, Lisa dagli occhi blu. Oppure... Un minuto, vado a preparare un brano. Facciamo Lisa dagli occhi blu. Per te è una canzone. Sì. Da... La tua canzone. A chi? Non andare da Paolo in prassi. A chi la dedichiamo? Scusa, ma io voglio tempo. Capisci a me? Sì. Vogliamo già dire. Mario, che cantava di stare tipo. Mario, ehi, cos'è da? Questo è un tè. Un tessuto. È un tessuto. Lisa dagli occhi blu. Cantate. Beh, cantiamola. Ce l'ho. Alza. Un altro. Stavo guardando. Scusate, riprendi. Facciamo insieme. Lisa dagli occhi blu, non la prendere alta, senza le trecce la stessa non sei più, piove silenzio tra noi, che colpa ne ha se piove sempre. Vorrei parlarti ma te ne vai. Seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di
senza gli occhi blu. Cerco negli occhi tuoi la tenerezza che più non hai, eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. Classe seconda B, seconda C, facciamo. Chi avrebbe detto che poi finiva qui. Piove silenzio fra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Yeah. Amore è fatto di vento, il primo rimpianto sei stata tu. Così, yeah. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata tu. Vabbè, come aveva la barra? Abbiamo arrangiato, senti, fammi sentire questo pezzo, il disco show. Senti se lo riconosci, però, solo se lo riconosci. Sì, vediamo un po'. Solo se lo riconosci. Sì. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Questo è brasiliano. Senti come scricchiola. E come vai? E tu dici? Come se tu 58? No, 60. 60. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Questa è the girl of Ipanema, la ragazza di Ipanema. Questa è la ragazza di Ipanema. Oh, girl do Ipanema. Do Ipanema. No, di Ipanema. The girl of Ipanema. La ragazza di Ipanema. Di Ipanema. C'è Stan Getz. Stiamo negli anni 60. Sì. Questo è Stan Getz 64. Stan Getz. E Joao Gilberto. Joao Gilberto. Dimmi. Aspetta che devo farti sentire quest'altro pezzo. No, ti annuncio che scende la pioggia. Sentiamo se la riconosci. Vediamo un po'. Che pezzo, ragazzi. Qui siamo sugli International 60. Questo era dal 1963. Questo si ballava sul mattone? No, sì. Questo era il letto strappa mutanda. Sì. Sporcaccione! Ho la pioggia di Giorgi, ho Gianni Morandi, scegli tu. Io scelgo perché vado sul sicuro con te. Gianni Morandi. Veramente? Non so degno di te. Beh. Non so degno. Ma scusa, se scende la pioggia, ma per anni 60. Ah, tu vuoi fare proprio scendere la pioggia? No, anni 60. No, non so degno di te. Non so degno di te. Allora, questo lo puoi dedicare a quella ragazza che conosci. Senti, non so degno. Ehi, la galera, una soltanto. Mi basta. Non so degno di te, Gianni Morandi. Anni 60, 65. 66, vedi tu? 66. Sera 66, 65. Pronto? Vai. Non son degno di te. Bravo. Non mi merito più.
più. Ma al mondo so ed esiste qualcuno che non ti ha fermato una volta, e va bene così. Me ne vado da te. Vai in camera, vai in camera. Quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che ama. Può nascere un fiore. Su monti di pietra può nascere un fiore. Ma questa sera è nato l'amore per te. Dimmi, questa sera è nato l'amore. Va bene così. Barone si sta scialando. Me ne vado da te. Ma al mondo non esiste. Ma al mondo non esiste questuno che ama una volta sbagliato. Hai sbagliato su un po'. Amo. Vai bravo, sui monti di pietra. Dopo. Non mi fucilare perché altrimenti. Si distoglie, scusa. Si distoglie. Vai. Sui monti di pietra può nascere un fiore. Dimmi, questa sera è nato l'amore per te. Di Dane, non son degno di te, non ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, 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 non son degno. Disco show. Amore. Facciamo un po' di saluti. Dai saluti. Vediamo un po' di saluti, vediamo un po' se qualcuno è collegato, chi sta guardando la diretta adesso. Facciamo un po' di saluti. Angela, ciao. Sì. Vacca, ciao allora, Angela. Andiamo. Vieni a cantare qualche volta, lei canta le canzoni di Mina, sì. Benissimo, è brava a cantare, è una sì, nostra cantante, l'abbiamo avuta in una bellissima edizione di Ti ricordi nel boschetto qualche anno fa, ancora prima diventasse mamma. Ah, a proposito, sì. Visto che abbiamo fatto gli auguri a Tommaso, che è stato, come dire, reduce sì. da una pochi nascita giorni, di qualche giorno fa, sì. E Anna Rita, credo si chiami la sua figliola, un saluto sì. ancora una volta, tanti auguri a Tommaso Giannico, il mio fioraio, per il suo come dire, lieto evento, sì. la mamma della piccola Anna Rita, e soprattutto a tutti auguri, i familiari auguri, della auguri, famiglia auguri, Giannico, auguri, il mio fioraio. Ancora, voglio fare, vedi, ci sta dicendo con piacere, vuole venire a cantare, sì. grazie. Ti aspettiamo, magari ci sentiamo, così eventualmente riusciamo a fare, come dire, qualche pezzo con te. C'è Nicola Panzitta che guarda la trasmissione, ti sì. sta seguendo. Mettiamo qualcosa di anni. Permette, signore. No. Fammi mettere un Renato Zero di 60.
perché lui ci ha fatto la richiesta, allora 0-0-0-0. Ah, io triangolo. No, no, non è 70. Un triangolo da mettere come attenzione. Sporcaccio. Attenzione, un attimo, sì, facciamo così. Sì. Perché ho bisogno di un po' di tempo. Tu intrattieni la fine. Che significa? Intrattieni. No, vabbè, ma tu puoi dire. No, vabbè. Ah, io volevo far sentire un po' di brani di Renato Zero, dedicandoli ovviamente al nostro caro Nicola Pansitta, che il nostro mitico Nicola Pansitta vuole, come dire, dedicare anche un po' di musica anni 60, perché no, dai, facciamo sentire. Sì, sì, dai. Eccolo qua, questo è il suo Midley preferito. Sì. Caterina Castella, Caterina Castella, Caterina Castella, senti qua. Se me le domando, io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Vai, sei telefonato. Se guardandomi negli occhi sapessi dirti chi sei, scusa? Maurizio. Vai a prendere Maria, vai a prendere Maria. Sentiamo il prossimo. Ciao Nicola, sentiamo. Questo è l'altro brano di Nicola, il amico doppio zero. Ciao Nicola, Arietta Marte. Vedela. La vinta come l'era. Sorgini, ascoltate. Respiri il mio Lidla. Sei l'edera regala. Non ce la fa più, anche lei non fa. La notte adesso scende, con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che pagherei. Cos'è la vita senza l'amore? Ebbene, un grande bel
1000. Bravo Nico, doppio zero. Se volete lo trovate anche a Italiano, ancora qui con noi. Ascoltatelo, andate a visitare. Salutiamo il nostro Franco Passitta. Ciao Franco. Allegra. Senti, io volevo come dire, sì, fare un saluto a tutte quelle persone che stanno guardando, perché è giusto che sia così, perché molto spesso non ci salutate. Però voglio anche ricordarvi che nel frattempo state guardando adesso, magari vi capita di vederla dopo questa diretta, ecco, condividetela, andate sulla pagina Vittorio Cassinesi in diretta per Radio Show, e quindi questa pagina è aperta a tutti, basta iscriversi ed è gratuito. Gratuito, senza so. Sì. Gratis. Sì. Capisci a me. Fo bravo. Ehi, piace. Sì. Adesso andiamo a fare. Accontentiamo. Vorrei che sta spingendo. Non ce l'hai. Accontentiamo. Una spina e una goccia. Dedicata a chi? A Filomena. Senti qua. Allora, visto che questa di Tom Jones è in versione inglese, il nostro Franco Americano ci canterà la nostra favola, che di all'epoca la cantava Jimmy Fontana. Facciamo ascoltare un po', non la proviamo. Va bene. Troviamo la nostra favola, questa versione la facciamo tutti quanti così, vai, pronto? Facciamola. C'era una volta un grande castello impatato, mi raccomando, ti ricordo che Sì, tutto improvvisato, cari amici. Tutti in diretta. Vai. Dal vivo, Americano. Vai. C'era una volta un bianco castello matato. Un grande mago l'aveva stregato per noi. Il tuo re, tutti insieme.
io e tuo re. Quattro pareti più grigie del fumo di un treno. Questo è il castello che io posso fare per te. Questa canzone, senti un po', senti un po'. Nico, senti un po'. Nico, senti allora, un po'. Da dove si sente bene? Pregherò. Pregherò, ma adesso in inglese di Stand By Me. Stand By Me. Stand By Me. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Però l'originale è Stand By Me. No, I won't. Be afraid, oh I won't be afraid. Just now, cantata da Stand By Me. No, quella l'ha cantata. Adesso non ce l'ha in tale. Adesso in tale. Allora, ma guarda, l'inglese era di Benny King. Benny King. Bravo. No, io c'ho Breaking. E ci è tu. Breaking Down. Should I go or should I stay? The band had only one more song to play, and then I saw you with every corner of my eye. Un attimo di attenzione, sta sentendo un minoritano. I don't care just what they say, cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds of the trees. Always stand by me. Ba 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 ba
boy, Peach, Peach. I Peach Boys. Vai, no. Peach Boys. Dimmi Euro. Ah, qui. Dimmi mio, è già pure. Milano. Your love was true. Vi ho fatto sentire il disco dei cassi. Dimmi Euro era Heart. Heart. In italiano. A chi? Versione originale di Dimmi Euro. Now, want someone new. Che la canti in italiano? In italiano. Oggi sta andando sempre così. Even though you hurt me, originale di Timmy Euro, sì. Art. Più triste ed io lo so perché. Andiamo, facciamo cantare. Forse tu. Forse. Vuoi dire che non sei felice. Live the dance. Io sto cambiando. E tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Vai Frank! Vieni qui, ascoltami. Angela, vieni a cantare qualche domenica. Io ti voglio bene. Te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno potrà. Che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita
senza te. Sei mia, sei mia, sei mia, sei mia, sei mia. Hey! Senti, facciamo una lettura di alcuni messaggi perché veramente ho bisogno di ringraziare quelle persone che si stanno collegando, quelle che si collegheranno, condividere questa video diretta. Sì. Allora, c'è Angela che sta intervenendo, Liu Danenz, poi dice ancora Liu Danenz, noi soli, sta cantando nel testo, insomma, sera, buonasera, e poi dice triste, Liu Danenz, mi fai morire, ascoltami, cantando, giusto? Sono le parole. Ho capito. Non ti offendere, su. No, ma... E dai, non è così. Poi dici, mi fai morire, bambino. Poi sei via, e poi di dare. Ho capito. Senti, fammi vedere un po' se riusciamo a collegare qualcun altro e vedere un po'. Sì. Se ci sta. Anni 60, cosa ti ricordi? Quando mi innamoro. Sì, lui si innamorava spesso. Lui è uno che è proprio la sindrome dell'amore, solo che poi a far l'amore comincia tu. Cioè lui praticamente non lo fa. No, sì. Andai a Trieste. Sì, e quindi? E cominciai da Trieste. Ah, ok, ok. E di sono Lawrence. Tutto pauroso io. Innamoro. Chi la cantava questo brano musicale? Beh. Anna. E io provo. Anna. E vedete. Anna identici. Brava. Brava. Tu però. Sì. Dicono che non so trovare un fiore. Ti ho trovato la canzone. E che non mai niente da regalare. Dicono che un chiodo dentro il mio cuore. E per questo non può più palpitare la mia ragazza, sa che non è vero, la mia ragazza sa che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. È dall'amore che nasce la vita. E la mia vita io la do l'amore. A chi ti ridi, canta! A chi mi dici vivi altro giorno, io gli rispondo che quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lui. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando mi innamoro io do tutto il bene a chi
c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Bravo, bravo, bravo. Senti un po', vediamo se riconosci qualche canzone. Sì, eh? Sì, vai. Anni 60, oggi tutta anni 60. È un'ora che aspetto davanti al portone. Titolo. Fatti mandare dalla mamma. Ah, cantata da Gianni Morandi. Bravo. Di casa. Sentiamo un po'. Fatti mandare dalla mamma. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Sentiamo questa. Questa non la ricordi, vedi se ti pagano. È un mambo. Con The House of Rising Sun, la casa del sole. La casa del sole, la casa. La cantavano i Pungu, i bisonti. Ma che dopo, che arrivò. Però questo Caterina Casello, mentre questi stai attenzione. Parlando con uno di 86 Rita Pavone. Bravo. Tutta da foggia.
presa Nicola Di Bari. Nicola, che cazzo, che cazzo. Avevo una ferita in fondo al cuore. Questa la potrei soffrivo. Soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo. Piangevo. Vogliamo fare un video. Per te si è fatto tardi e già notte. Edoardo Pianello. Non mi tenere, lasciami giù dall'Italia. Mi disse non guardarmi negli occhi. Aspetta. E mi lasciò cantando così. Vai, vai. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro al bar. Scalda la voce, scalda la voce. Catene non ha se il cuore è uno zingaro al bar. Scalda, non stonare finché tornerà. Il prato più verde che c'è raccoglierà le stelle su di noi. Questi anni 70. E si fermerà, chissà. E si fermerà. Beh, facciamo la canzone. Va bene, facciamo quella canzone che hai detto. Qual è? Qual è? Mino. È morto che Mino non ci sente. Beh, facciamo che... sentire un Mino. Beh. Un Mino del periodo degli anni 60. Anni 60. Era favoloso. Ciao, quel periodo Mino. Che andava. Come si chiama il brano? Senti, c'è la chitarra, cento illusioni. Ah, quella è bella. È la tua chitarra preferita, diciamo. Sì, in senso, la posso fare? Hai voglia? Sì. Se non ti senti, come dire, questo minoritano in tuba. Dico, la facciamo questa? Sì, la devi fare. La facciamo, c'è il dito, sì. Ha detto sì. Sì. Allora. Andiamo? Cantiamo, fammi salutare, sta ogni tanto, fai un po' di salute. Fammi vedere chi sta... Chi sta qua? Ecco, bisogna fare uno spettacolo io e te con Raffaele intitolato Lift the Hands, cioè Nancy! Così ha detto Angela, uno spettacolo Lift the Hands, non capiamo Lift the Hands, no, perché tu quando vuoi cantare fai se Lift the Hands, sei tu che te ne vai, caro Vittorio, devi star su. Vedi la Carrara che salutiamo, che sta guardando. Ciao, soffriva, sta cantando tutte le canzoni. Angela, dovrei venire a cantare. Vabbè, adesso vi faccio ascoltare questa qua. Se la sai, no, la sa, come no, la sa che lei canta. È degli anni 60. Lei canta, non è come te che canta ogni tanto e quando deve cantare deve provare. Canta, non abbiamo mai provato. È due mesi che non proviamo. Ma la canzone, una volta che la conosci, è inutile provarla. Va bene. È così, funziona così nella memoria di chi ascolta. No, sei tu che sei... Una chitarra, cento illusioni, e tu negli occhi miei. Devi dire brava a me. Erano giorni che al nostro amore bastava un po' di sole. Oggi che la vita mi può dare tanto, mi sto accorgendo che non ho niente, tu non sei qui con me. Una chitarra, cento illusioni, sola mi dicevi bravo, bravo. Oggi che la gente mi sorride sempre, la mia chitarra diventa triste e piange insieme a me. Vita della mia vita, dove sei? Se tu sapessi il male che mi fai, oggi che sono qui negli occhi tuoi, tu non sei qui perché, ma perché? Una chitarra,
mi dicevi bravo. Oggi che la gente mi sorride sempre, mi sto accorgendo che non ho niente, tu non sei qui con me. La mia chitarra diventa triste e piange insieme a me. Senti, una canzone di Ennio Morricone ci stava in pieno perché negli anni 60, però negli anni 60... Chi cantava? Chi, ovviamente oltre a Celentano, oltre a Mina, Lucio Battisti. Battisti, sì. Immancabile, salutiamo chi ama questo personaggio con tante canzoni che ha fatto veramente tanti successi. Io ne ho scelto una in modo particolare perché ho un 45 giri. Come si chiama? Come si chiama? Vediamo... Se riesci a ricordare il titolo. Il bambino che rubava, soltanto nel buio giocava. Pensieri e parole. Ma ci solai che ne sai. Con il mondo tutto chiuso in una via. Senti come c'è una periferia. Che ne sai della nostra economia, che ne sai? Conosci me. Questa è la casa discografica. La mia realtà. La mia realtà. Tu sai che oggi muore. Questi vengono da Foggia. Da Foggia. È il pavone gira di me. Raffaele, di questo non c'è strafrega niente. Però, voglio dire, è una canzone che la stai. Sì. Facciamo ascoltare. Però lui. Che ne sai tu di un campo di grano? Poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio! Che ne sai di un ragazzo e roccia ormai? Che mostrava tutta quanta le sfide il tempo, e sì, c'è vento, ma non tu lo sai. Sì, che lo sai. Davanti a me! Davanti a me! C'è un'altra vita. C'era un altro cantante in quel Riccardo periodo. Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante è nato negli anni 80, un po' più 70. Questo personaggio, questo personaggio. Non è Piero Focacci. Non è Piero Focacci. No, attenzione. Senti un po'. Questo disco, sinceramente, voi forse lo conoscete. Riccardo Tori! Tu perdi un altro giorno. Attenzione! Vada bambina, vada bambina, c'è signorina sei. Per ogni volta, ogni donna, ci vuole un uomo accanto. E tutta la notte, batto la testa, per non pensare a te. A te che vivi, nel mondo dei tuoi sogni. C'era oltre a una canzone di, diciamo, anzi, sì, oltre al personaggio di Little Tony, tanti altri cantanti degli anni sì, 60. Ce ne sono. Sentiamo, molti. Vediamo un gruppo musicale inglese, vediamo sì, se ti ricordi, degli anni 60. Inglese. Chi c'erano? C'erano, iniziamo con la B. Beatles. È meglio di... Vabbè, allora, ci fu un periodo negli anni, penso, 70-80, sì, perché dico questo, che presero in prestito tutti i grandi successi di
e questo famigerato gruppo The Fabulous Four. Oh. Allora c'era John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney. Bravo. E poi, sì, e poi c'era un altro. Ringo Starr. Arriva alle 12 e mezza. Vabbè, mi chiamo, manco io volevo dire. Allora, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e c'era anche... Non mi viene. George Harrison. George Harrison. Un flash al momento. Questo grande 45 giri, sì, io l'ho suonato tante di quelle volte, perché racchiudeva un medley dei grandi Beatles. Bon. E ascoltiamo. Obladi. No. Hello. Cioè, hello. Prima è Jude. Ehi, ai, è Jude. Uè! Uè, cagador! Fidati. Di Olivia Newton-John e John Travolta. Di complessi italiani, tu non lo conosci. È ancora antico, dice complessi perché è giusto che complessi. Vabbè, negli anni 60, 70, complessi, si chiamavano se siamo negli ricordo... anni 60, scusa, sì, una canzone che ti rappresenta negli anni 60, Eternità di dei Camaleonti, era una canzone degli anni 66. Mi ricordo perché stavo in terrazza ballando. Ah, sentiamo. Stava ballando. Sentiamo eternità. A caccia. Com'è? Ma questa la cantarono anche Ornella Vanoni. Ornella Vanoni, sì. La cantarono anche in altre occasioni dai grandi cantanti. Cantiamo questa versione. Stare qui al sapore dell'eternità. Io vado a vedere chi c'è, tu qua, calca. Dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò. Perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia chiuse. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, per lei vivrò e quando avrò bisogno io ci sarò ad asciugare le tue lacrime.
questa qui. Primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te, sul soffitto passa un angelo per me. Non ti sveglierò, oh no, 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 perché tu sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia. Eternità, eternità, eternità. Allora, questa canzone, io sono in dubbio se anni 60 o anni 70. No, devo fare 66, un controllo, 60, devo fare un controllo 70. Perché voglio verificare, perché non abbiamo detto anni 60, dobbiamo necessariamente dare. Vabbè, per forza 60, 61, 60, cioè no, 60, eternità dal 60 a 69. A 69, bravo. E te, 69 69 poti essere vediamo, sì, un po', sì, vediamo, sì. l'anno sì. della canzone del 69, tu che ne dici? Sentiamo anno, io dico anno, 68 anno incisione, così almeno vediamo, chiediamo un po'. Sì, stavi perché... Giovanni Mammeia. Sì, stavi con Giovanni Mammeia, ma poi anche da stavi in un altro periodo, dai. Vediamo Giovanni se... Greco, eh. Vedi, ha partecipato a 70. Io chiedo scusa agli ascoltatori, ma è stato un lapsus. Lapsus. Va bene, per farci perdonare, allora canterai una canzone anni 60 e faremo in modo di... Oh mio signore, che è anni 60, scusa, io vorrei... sì, o vorresti? 60. No, è 60. Senti, sicuro? Sì. E tu dici ai Enzi? 57, sì, dai. 57. È uno riuscito male nel quel periodo. Dirlo più. È riuscito anni male. 60, la Ligali. Oh, e poi faremo un po' di Ligali, dai, un po' di Ligali. Questa versione di Oh mio signore è sicuro che anni 60, visto che sono le 12:33, troppo carino, eh? Oh mio signore, questa confusione. In questo mondo, stai qua, vai. Io non ho avuto tanto, eppure sono contento. Sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, però, se questa sera, posso farti, fai la preghiera, una preghiera, fa che domani, ritorni da me, mio signore, in questo mondo, io non ho avuto tanto, eppure
sono contento. Vale, oggi sono contento. Oggi è contento perché l'abbiamo fatto. Pomeriggio. Sei contento? Ah, sì. Come siamo andati, Vittorio? Chiudiamo l'Italia. No, dobbiamo chiudiamo con questa perché siamo già in ritardo, abbiamo fatto sì. un bel po' io devo andare a mangiare. Questo sì, no, se no lo lascerò a digiuno a 1:05 la mangi più questo. Senti, adesso che abbiamo completato questo nostro sì. diciamo sì. Ce ne sarebbero tantissime sì, canzoni anni 60 stanzi. Ragazzi, non abbiamo fatto una cosa che abbiamo detto di fare. Cosa? Voi intrattenete il pubblico, io sì. metto questa canzone, attenzione, sì. attenzione, sì. dobbiamo salutare con una canzone importantissima. Devo stare qua, mi devo allontanare. Senti. Sai qui davanti al sì. pubblico. Sì, sì. Se prima penso. Vecchia chita e niente, ma adesso siamo in due a ballare radicali. Se prima eravamo in due a ballare radicali. Adesso siamo in tre a ballare radicali. Se prima eravamo in tre a ballare radicali. Adesso siamo in quattro a ballare radicali. Se prima eravamo in quattro a ballare radicali. Adesso c'è un flipper che ci suona un ritornello. Alforge balletto Raffaele. Questo era il ballo del periodo, poi c'era il limbo e altri tantissimi balli. Sì, salutiamo un po' di amici. Dai, salutiamo. Dai. Ma prima volevo farvi vedere una cosa importante. Ah, io mantengo Sabella gli amici. Sabella. No, abbiamo tenuto proprio per dire. Riconosciamo che tu sei la regina indiscussa degli anni 60 perché rappresenti la nostra città, sì. il nostro territorio. Isabella Iannetti con Cuore innamorato, T'hanno visto domenica sera, scritta da Adriano Celentano, In cima ai miei pensieri, Corriamo e tanti altri. Però io voglio far sentire T'hanno visto domenica sera, sì. perché è una sì, canzone sì. che rappresenta un po' la franesità. La cantiamo insieme. È la canzone cantata da Isabella Iannetti. La facciamo ascoltare. Ciao, noi ci dilettiamo. Salutiamo Isabella, salutiamo il dottor Pisotti, salutiamo Serena, salutiamo Armando, Dario, salutiamo Dario. Tutti. Ma Isabella Iannetti la salutiamo con questa canzone e ce ne andiamo. E ce ne andiamo, dai, che tanto. Però, visto che noi abbiamo questo qua, allora, leggiamo il disco. Faccio mangiare che stessi dati. Questo disco mi è stato autografato, anzi faccio vedere l'autografo di Isabella Iannetti. Sì. Va bene. A Vittorio. Questo è proprio speciale. Originale. Corriamo. E quindi noi abbiamo anche un altro, Cuore innamorato. E corriamo. Adesso andiamo. Allora che se non faccio un sale più. Un giorno dici che non sai se mi vuoi bene. Un giorno dici che per sempre tu rimani. Ma così non va, non per carità. Un dubbio costa più di ogni verità. Un giorno tu mi dai. Questa era Cuore innamorato di Isabella Iannetti e poi ovviamente con Corriamo. Ce ne andiamo e diciamo ciao a tutti, arrivederci. Che dici? Andiamo? Salutiamo tutti gli amici. Sì! Ciao a tutti, buona domenica! Ciao! Corriamo tutti insieme, Ma non vedo più un sorriso e tornare. Corriamo! Età! Hai sogno di noi, di voi. Portiamo. I tutti valori che c'è in noi. Dimmi a cosa serve volersi bene, se l'amore è chiuso in noi. Penso che l'amore è la cosa grande.
bisogno di noi. Salutiamo e ringraziamo, ciao, ma ciao. Vi invitiamo alla prossima puntata domenica sì. prossima alle ore 11 fino a quest'ora che oggi sì. abbiamo sforato. Ma attenzione, oggi abbiamo dovuto necessariamente sforare perché gli anni 60 sono tanti successi. Non abbiamo messo tutto, ve lo posso garantire. Se volevamo mettere tutti i dischi anni 60, la trasmissione non durava. Facciamo anche domenica prossima faremo un midway di anni 60-70. No, facciamo, arriviamo ai 70. Arriviamo a 70 perché non possiamo 70. Non nascondere che negli anni 70 io in quel periodo ho iniziato la radio, ho iniziato a muovere i primi passi nell'ambito musicale, quindi ricordo tantissime cose. Ma attenzione, non sarà una puntata esclusivamente italiana, questo a discapito del nostro Frank americano, perché lui dice di essere americano ma è più tranese di me, studiato il tedesco sì. piccolo saggio tedesco. Sì, Achtung, ma dove è Achtung? Ma prima di salutare tutti diciamo gli amici che ascoltano da Trani, da paesi limitrofi, ma salutiamo anche il nostro caro Alfonso, che sì, anche che lui live da Alex. Il balletto Raffaele. Ringraziamo Raffaele il Valletto, sì. ringraziamo l'americano. Ciao. Salutiamo tutti quelli che hanno festeggiato. Ciao, e ringraziamo anche i nostri sponsor. Bacio nero di Claudio Manatrizio. Scusate, Trecchiazzi, scusate. E poi Simona Manatrizio, giusto? Poi Tommaso Fioraio e il mio fioraio Gianico in via Umberto, Mondo Casa di Pino Balducci e Delta Informatica in via Istria. Mondo Casa Immobiliare di Pino Balducci si trova in piazza della Repubblica Trani. Con questo noi vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima occasione. Grazie per averci seguito, condividete questo video. Dove c'è mangi? Dai, che qua c'è da fame. Buonanotte, buongiorno, ciao. Non è sicuramente. No, è tutto a posto, tutti.